Ciao popolo Lega Nerd, io sono Gabriella e bentornato a un nuovo appuntamento con Binge Stream, la nostra rubrica dove parliamo di film, serie TV, documentari, docuserie, insomma tutto quello che passa per le nostre piattaforme on demand e non solo. Il 23 aprile arriva su Netflix Tenebre e Ossa, Shadow and Bones, l'attesissima trasposizione della serie di libri bestseller di Leigh Bardugo, ovvero il Grishaverse. Questa prima stagione è un mix fra il primo libro della trilogia, appunto Tenebre e Ossa, e il primo libro della duologia, Sei ricorvi. Ma prima di partire, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di Lega Nerd, attivare la campanella se volete restare costantemente aggiornati con i nostri video. E adesso è ora di bingiare. Dopo la visione in anteprima della serie Tenebre e Ossa e con il tipico terrore atavico di quando si tratta di Netflix e le serie TV fantasy, teen, young adult, dove sei sicuro al 100% che verrà tutto stereotipato, il carisma sarà quello di un comodino e soprattutto gli effetti speciali saranno cheap, posso dire tranquillamente a cuor leggero. Sì! Si può fare una bella serie TV fantasy per ragazzi, ma aperta anche ad un pubblico più ampio, con delle belle scenografie, dei bei costumi, una buona computer grafica, dei bravissimi attori e soprattutto una scrittura incalzante che non molla un colpo fino all'ultimo episodio. Certo, non tutto è oro ciò che luccica, sicuramente c'è qualche sbavatura, tanto a livello tecnico quanto a livello di trasposizione, però ragazzi, poteva andare decisamente peggio. Molto, molto peggio. Shannara, Carset, Shadowhunters. Ma andiamo per gradi. La serie TV creata e sceneggiata da Erik Heisserer, sì, l'uomo che ha scritto Arrival di Denis Villeneuve, porta avanti due storyline che hanno come obiettivo quello di intrecciarsi e ritrovarsi tra di loro. Da una parte abbiamo Alina Starkov, ovvero una comune ragazza che durante una spedizione nella terribile faglia, ovvero questa coltre oscura di ombra, dominata da una serie di creature terrificanti, ovvero i Volcra, scopre non solo di essere una Grisha, quindi una creatura capace di dominare la piccola scienza, una forma di magia che permette di modificare e controllare gli elementi naturali presenti sulla Terra e non solo, ma di essere anche l'unica soluzione per poter finalmente distruggere la faglia, ovvero la tanto attesa Evocaluce. Dall'altra parte invece del regno di Ravka abbiamo Ketterdam, dove la banda di corvi di Katzbrecher, ovvero un gruppo di abilissimi e giovanissimi ladri, hanno come compito la folla e suicida missione di attraversare la faglia, recuperare Alina e portarla a Ketterdam. Gioco da ragazzi. Quando si tratta di film e serie TV tratti da libri, è inevitabile che il pubblico si divida, non tutti possono essere accontentati. Però c'è da dire una cosa: per quanto riguarda Tenebre e Ossa, secondo me il lavoro dal punto di vista dell'adattamento è stato fatto veramente molto molto bene, soprattutto per quanto riguarda il primo libro. Nel complesso la serie mantiene più o meno fedelmente tutta una serie di passaggi, di avvenimenti e anche di personaggi. Qualche licenza poetica in più se la prende per quanto riguarda il personaggio del generale Kerrigan, interpretato da Ben Barnes, che poi tra l'altro è l'unico attore noto all'interno della serie TV, che nel libro però già conosciamo con un nome diverso. I cambi più importanti invece, che rischiano di far storcere di tanto il naso ai lettori della saga, sono quelli apportati invece per quanto riguarda Sei ricorvi. Sei ricorvi è infatti postumo a livello di ambientazione e anche di pubblicazione rispetto alla trilogia. E infatti gli avvenimenti si svolgono tot anni dopo quelli accaduti nella trilogia. Invece in questo caso gli avvenimenti si incrociano, anzi addirittura la missione dei corvi è diversa rispetto a quella dei libri, perché appunto sono incaricati di ritrovare Alina. Devo dire che per quanto questo possa far storcere il naso ai lettori più puristi, al tempo stesso però è molto ben armonizzato a livello di narrazione all'interno della serie. Nulla viene lasciato al caso, anche se ogni tanto ci si concede qualche ingenuità in più, tipica poi della narrazione delle serie TV Young Adult. Tutti i personaggi sono ben caratterizzati e ognuno di loro ha un proprio raggio d'azione, nonché funzione.
Tutto è perfettamente bilanciato e ben strutturato, dando anche molto più ritmo alla narrazione, soprattutto quando c'è un cambio di vista, sia per quanto riguarda i personaggi che per quanto riguarda l'ambientazione. La serie cerca giustamente di dare una visione più completa possibile al vastissimo mondo creato da Leigh Bardugo con il Grishaverse, e al tempo stesso dare anche gli strumenti per potersi ambientare al meglio. Al tempo stesso, e questa è una problematica più per i lettori, si perde una parte della profondità e della maturità tipica della duologia, in particolar modo in riferimento a uno dei personaggi più attesi di questa serie TV, ovvero quello di Katzbrecher. Ai fini della serie TV non cambia assolutamente nulla, anzi, sicuramente però sarà una nota dolente per tutti quelli che hanno amato la saga letteraria. Del resto il compito di un adattamento è proprio quello di adattare in funzione di un altro medium, quindi ciò che funziona per un medium, in questo caso i libri, deve essere adattato per farlo altrettanto funzionare per un nuovo medium ancora, in questo caso quello della serialità. Il regno di Ravka scritto dalla Bardugo ha sicuramente influenze culturali e di ambientazione che prendono in prestito dalla Russia zarista, e questo in realtà vale anche per altre nazioni all'interno poi del Grishaverse, come per esempio il regno degli Shu oppure Fierda. Nel primo caso rispecchia l'Asia, nel secondo caso la Polonia, ma ci sono anche altre culture come i Suli, l'India, o gli Zemeni, l'Africa. E devo dire che nella serie questo è rispettato perfettamente. C'è stato un grande lavoro per quanto riguarda la scenografia, per quanto riguarda i costumi, che forse poteva essere una delle note più dolenti di tutta la serie TV. Invece il lavoro fatto è stato preciso e dettagliato, restituendo perfettamente quella l'atmosfera che si può vedere all'interno dei libri. Inoltre, proprio per questo motivo, la saga è molto molto inclusiva, perciò per una volta Netflix non ha forzato la mano, se non leggermente sul personaggio di Alina, ma devo dire che si può chiudere un occhio perché è stato ben giustificato. Anche per quanto riguarda la scrittura è molto ben ritmata e animata, gli episodi durano circa 50 minuti e vantano di un ritmo piuttosto serrato, senza tempi morti o buchi di sceneggiatura. Probabilmente questo grazie anche al cambio di ambientazione e il fatto di avere così tanti personaggi. Nulla da ridire neanche per quanto riguarda la recitazione e gli attori coinvolti. È un cast che rispecchia perfettamente le aspettative, soprattutto Jessamyn Lee, interprete di Alina, che riesce a restituire le essenza più sfrontata, testarda e anche molto fragile e ogni tanto pure stupida di Alina. Resta qualche perplessità sul personaggio di Freddy Carter, appunto Kaz, ma lì non è tanto un problema interpretativo quanto più un problema di scrittura. E Ben Barnes, cosa dire di Ben? Sicuramente il personaggio è uno dei personaggi più voluti, più aspettati, più sensuali. Se la cava molto bene il ragazzo, il personaggio effettivamente sembra essere scritto propriamente su di lui. Non tutte le scelte narrative adottate su questo personaggio mi hanno particolarmente convinto, soprattutto verso la fine e gli ultimi due episodi, però in linea di massima soddisfatti. L'aspetto che sicuramente più mi preoccupava di questa serie TV, essendo una serie fantasy, era la CGI, la computer grafica e gli effetti speciali, anche perché il rischio di ricreare una CGI cheap in stile anni 90, sì, The Witcher, sto parlando proprio di te, era dietro l'angolo. Invece sono stata piacevolmente stupita, gli effetti speciali sono molto realistici, soprattutto per quanto riguarda quel potere di Grisha, molto molto bella la realizzazione della faglia e anche tutto l'uso delle ombre, molto bravi anche gli attori nelle coreografie, perché quello comunque era un aspetto piuttosto importante nell'uso dei poteri magici. Il tutto dà un'atmosfera molto suggestiva, appunto magica e particolare, che si sposa perfettamente col tutto e lo rende particolarmente credibile, cosa fondamentale quando parliamo di genere fantasy. E anche per quanto riguarda le scene d'azione, molto molto bravi, ben coreografate, molto credibili e molto belli i prop utilizzati, soprattutto per quanto riguarda i pugnali di Nash e le pistole di Jasper. Arrivati a questo punto, poco altro da dirvi, soprattutto perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Posso ritenermi più che soddisfatta, vedrete che il prodotto convincerà anche voi. Nonostante qualche sbavatura, Netflix ha fatto un lavoro di altissima qualità, si vede che è stato investito anche moltissimo. Sono piuttosto sicura che ci sarà una seconda stagione, anche perché altrimenti vi veniamo a cercare a casa. E quindi per concludere possiamo dire che ottimo inizio e buone prospettive, anzi luminose prospettive per il futuro. Voi avete hype per questa serie? La vedrete? Io come sempre vi aspetto nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando continuate a seguire Lega Nerd sul canale YouTube, Twitch e ovviamente su leganerd.com. Io sono Gabriella e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!